Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. È stata inaugurata sabato 15 ottobre la nuova casa dei cittadini di Giacciano con Baruchella, che è stata ricavata dalla ristrutturazione delle ex scuole elementari di Piazza Marconi, risalenti ai primi del Novecento. Il nastro è stato tagliato dal sindaco Natale Pigaiani durante una bella cerimonia aperta dall'inno di Mameli, suonato dalla banda musicale Bosi e cantato dagli alunni delle elementari, a cui è seguita la benedizione dei locali impartita dal vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, Lucio Soravito De Franceschi. Comprensibilmente emozionato, il sindaco Natale Pigaiani ha ricordato come il comune sia cresciuto nel corso degli anni, tanto da rendere necessaria una nuova sede per ospitare i dipendenti. Passati dagli 8 presenti all'inaugurazione della sede che ha ospitato il municipio fino alla scorsa settimana, ai 14 che sono appena entrati in servizio nei nuovi locali. I lavori di ristrutturazione, ha dichiarato Enzo Castello, sono iniziati nel 2004 e sono stati divisi in due stralci, comprendendo anche un sopralluogo da parte della Sovrintendenza di Verona, che ha proceduto alla campionatura dei materiali utilizzati. A lavori ultimati, il costo dell'opera è stato di 1.800.000 euro, una cifra non da poco per un piccolo comune, come ha sottolineato il sindaco Pigaiani, ma il risultato finale ha soddisfatto sia l'amministrazione comunale che la cittadinanza. Alla cerimonia sono intervenuti moltissimi cittadini, i dipendenti comunali, l'amministrazione, sindaci ed amministratori dei comuni limitrofi ed ovviamente le autorità locali, tra cui il viceprefetto Carmine Fruncillo, il sottosegretario al welfare Luca Bellotti, l'onorevole Emanuela Munerato, la presidente della provincia di Rovigo Tiziana Virgili e l'assessore alla cultura e al turismo Laura Negri.